WeFree Days 2013, con noi il senatore Carlo Giovanardi, un ennesimo tentativo di far approvare in Parlamento una legge per la depenalizzazione e per la legalizzazione. Qual è l'obiettivo, come fare fronte comune per impedirlo? Allora, ci hanno provato con il referendum, è nata male perché non sono riusciti a raccogliere le firme. Adesso c'è questo tentativo molto più pericoloso e molto più subdolo, perché purtroppo i rapporti di forza parlamentari in questa legislatura certamente non sono favorevoli a chi combatte contro la liberalizzazione o legalizzazione della droga. Però io sono convinto che, perché la stragrande maggioranza degli italiani la penso come noi e non vuole né la liberalizzazione né abrogare come loro vorrebbero, per esempio, tutti gli interventi amministrativi, cioè per esempio il ritiro della patente, il ritiro del porto d'armi, il ritiro del passaporto. Basta solo pensare a cosa potrebbe accadere con gli incidenti stradali nel momento in cui si consentisse a persone sotto l'effetto delle sostanze di guidare gli automezzi. Ecco, se c'è una mobilitazione assieme del mondo della politica, dei parlamentari che la pensano in una determinata maniera, delle comunità, dei CERT, del mondo scientifico, della scuola, degli operatori, io credo che si possa influire decisamente sul Parlamento per bloccare queste iniziative. Come si spiega questo ignorare quelle che sono ormai delle evidenze scientifiche sulla dannosità della sostanza? Perché purtroppo oggi qui a San Parigliano abbiamo sentito come dagli Stati Uniti all'Europa, all'Italia, ci sono forze economiche che stanno premendo, perché dietro alla liberalizzazione non soltanto c'è ideologia, ci sono anche interessi corposi, economici, che spingono in questa direzione. Devo dire, ahimè, con grande disprezzo della salute e dei danni che vengono fatti della salute degli individui e dei danni che vengono fatti alla società, ma con l'idea che però che l'espansione dell'utilizzo della cannabis possa portare a fare degli affari giganteschi, perché purtroppo abbiamo visto e sappiamo che la liberalizzazione non comporta una diminuzione, comporta un aumento esponenziale del consumo delle sostanze con tutti i problemi sanitari e sociali che si porta dietro. Quindi informare, fare prevenzione, così come tenta di fare la comunità? Assolutamente, informare, fare prevenzione e metterci d'accordo tutti quelli che vogliono combattere questo tipo di battaglia, per essere in grado, quando si discuterà in Parlamento di queste cose, di far capire ai parlamentari che non ci sono soltanto quelli che vanno ai talk show a parlare a favore di, ma che la stragrande maggioranza della popolazione è contraria, e quindi i parlamentari non sono isolati quelli che fanno questa battaglia, hanno un grande consenso popolare.